Salve ragazzi e benvenuti a Video Game News, la rubrica video di EveryEye.it che con due appuntamenti settimanali vi tiene sempre informati sulle ultime novità del mondo videoludico. Cominciamo l'edizione di questa settimana parlandovi del sequel di Tethering Final Fantasy, Curtain Calls. Square Enix ha infatti confermato ufficialmente anche l'uscita europea di questo rhythm game ispirato al mondo di Final Fantasy. Non ci sono ancora date precise, ma il gioco uscirà in esclusiva su Nintendo 3DS entro la fine dell'anno. Restate quindi con noi per tutte le novità. Restiamo sempre in casa Nintendo. Il nuovo numero della rivista giapponese Famitsu ha infatti svelato nuovi dettagli su The Great Ace Attorney, il nuovo capitolo della saga Capcom in arrivo sempre in esclusiva su Nintendo 3DS. Il titolo ci porterà stavolta nel Giappone feudale e ci farà impersonare un celebre antenato dell'ormai famosissimo Phoenix Wright. Alla produzione del gioco c'è Shintaro Kojima, uno sviluppatore dal pedigree piuttosto interessante dal momento che ha lavorato a titoli del calibro di Monster Hunter. Non ci sono ancora date ufficiali né conferme di un'uscita europea, ma essendo gli altri capitoli della saga arrivati nel vecchio continente, speriamo che anche questo possa raggiungere prima o poi il nostro mercato. Bandai Namco, durante il suo Level Up, ha annunciato l'uscita di un nuovo capitolo della saga automobilistica Grid. Il nuovo titolo si chiamerà Grid Autosport e sarà il più grande di sempre. Conterrà infatti oltre 100 tracciati in 22 location e un numero di vetture che supererà quello dei precedenti episodi della saga. Ci saranno 5 diverse tipologie di gare ed un'IA migliorata. Il titolo uscirà entro giugno su PC e su console di vecchia generazione. Chi è già passato, diciamo, alle console next gen dovrà quindi aspettare il nuovo capitolo e l'ottimizzazione dell'IGO Engine per le piattaforme next gen. Just Dance Now potrebbe essere il titolo del nuovo capitolo del franchise ballerino di Ubisoft. Il publisher francese ha infatti registrato un nuovo dominio, justdancenow.com, lo scorso 20 marzo. Per il momento quel sito rimanda al sito ufficiale di Ubisoft e quindi non ci resta che aspettare un nuovo annuncio in tal senso che arriverà probabilmente nel corso dell'ormai imminente E3 2014. To kill. Vi informiamo che su Xbox Live Arcade è disponibile la versione completa di Warface. Se avete partecipato all'open beta per Xbox 360 non dovete neppure riscaricare il titolo e vi basterà lanciare il software update che vi verrà proposto al lancio dell'applicazione. Il gioco è uno sparatutto multiplayer sviluppato da Crytek, il celebre team di sviluppo dietro alla saga di Crysis. Si tratta di un titolo free to play e quindi se siete in astinenza da first person shooter potrebbe sicuramente fare al caso vostro. BioWare ed Electronic Arts hanno finalmente annunciato la data d'uscita ufficiale del terzo episodio della saga ruolistica Dragon Age, chiamato Inquisition. Il titolo sarà disponibile su PC e su piattaforme Next Gen e All Gen a partire dal prossimo 9 ottobre. Speriamo che questo terzo episodio recuperi dopo le incertezze del secondo capitolo della saga. Qui il mondo di gioco sarà minacciato da uno squarcio nel cielo che riversa sulla Terra mostruosità di ogni tipo. Come la titolazione lascia intendere, noi guideremo l'Inquisitore e dovremo condurre un manipolo di eroi per salvare la Terra. E come sempre chiudiamo la nostra rubrica con le nostre top e flop news. La top news di questa settimana non può che andare a Microsoft, che ha finalmente annunciato la data d'uscita giapponese della sua console next gen. Xbox One sarà disponibile in terra nipponica a partire dal prossimo 4 settembre. Non ci sono ancora dati ufficiali su quelli che saranno i titoli di lancio, ma già è confermato l'arrivo di prodotti del calibro di Forza Motorsport 5, Rise, Halo e Dead Rising 3. Sono inoltre 48 le compagnie nipponiche che hanno confermato il loro supporto alla console Microsoft, fra cui D3 Publisher e Square Enix. Noi auguriamo a Microsoft un successo migliore per la sua nuova console rispetto a quello che hanno avuto i lanci giapponesi di Xbox e Xbox 360. Probabilmente con il rilascio di titoli più adatti ai gusti di un pubblico nipponico, anche la console americana di Microsoft potrebbe far bene in terra d'Oriente. Il flop di questa settimana non può che andare a Warner Bros. E Rocksteady. Durante il WonderCon, infatti, la compagnia ha mostrato un nuovo trailer di Batman Arkham Knight.
Tuttavia, secondo alcuni presenti, l'azienda avrebbe confermato anche lo slittamento della data d'uscita ad un generico 2015. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, restate quindi su EveryEye e speriamo tutti che invece Arkham Knight possa arrivare entro la fine dell'anno, su piattaforme next gen e su PC. Con questo concludiamo la nostra edizione odierna di Video Game News. Vi invitiamo come sempre a usare lo spazio dei commenti o a lasciare un like sul nostro canale YouTube. Vi salutiamo e ci vediamo il prossimo lunedì. Ciao a tutti!